Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, in questa trasmissione riprendiamo un po' i discorsi che abbiamo cominciato nella trasmissione precedente e iniziamo con un testo che naturalmente potete sempre scaricare da internet. E sono testi che ormai sono in internet da un certo tempo, insomma, perché sono già cliccati e letti da parecchi mesi, direi quasi anche, vediamo un attimo quanto è questo, se riesco a trovarlo. Questo dovrebbe, è già in internet dal gennaio dello scorso anno, dal gennaio del 2006, quello che vi faccio questa sera, per cui è un pezzo che viene letto, straletto e sta circolando su praticamente tutti i motori di ricerca ed è la continuazione, torno a ripetere, dei discorsi che abbiamo cominciato oggi nella prima parte della trasmissione. Si tratta in sostanza di un discorso relativo agli dèi della religione romana, cioè come si intendono e cosa sono gli dèi dell'antica religione romana. Cioè, noi siamo abituati a scuola che ci insegnano tanti pezzi, tanti racconti, no? Sembra che Zeus abbia un amplesso sessuale dopo l'altro, insomma, sia un tombeur de femme, un ricercatore di donne continuamente, no? E i cattolici cristiani ci vanno a nozze a dire: vedete com'è amorale lo Zeus dei pagani. In realtà nel paganesimo antico l'atto di creazione, la creazione era fatta attraverso il più potente atto che esistesse nella vita degli uomini, ed era un atto sessuale. L'attività di Zeus è un'attività creatrice. E noi siamo davanti a tanti racconti degli dèi e leggiamo questi racconti degli dèi come se fossero storie e non pensiamo invece al senso che hanno gli dèi e non ci rendiamo conto che gli antichi non erano degli idioti che non conoscevano la realtà o la vera natura degli dèi, e semplicemente li rappresentavano con delle storie, ma conoscevano perfettamente la natura degli dèi. Naturalmente più si allontanava l'età del mito ed entrava l'età della filosofia, l'età della parola, l'età della giustificare, e più si dimenticava la realtà fisica, la realtà materiale degli dèi in funzione di una descrizione o di un'interpretazione di cosa gli antichi pensavano. E più gli antichi diventavano antichi, più i monoteisti cristiani cercavano di farli passare per scemi, per deficienti, che credevano in storie favolose. In realtà gli antichi avevano una visione esatta della realtà nella quale vivevano, ciò che non ebbero mai più da quando arrivò l'età della filosofia e dopo il monoteismo. Si perse la realtà oggettiva del mondo in cui si viveva a favore di una realtà descritta che in realtà era soltanto una descrizione estremamente povera della realtà che vivevamo. Il discorso sugli dèi della religione romana. Il discorso sulla natura degli dèi dell'antica religione greca e dell'antica religione romana non termina mai. Tanti sono i modi con cui gli dèi si presentano e gli esseri umani li manifestano nella loro vita. Consideriamo un dio della religione romana e i costumi che i riti relativi a quel dio ispiravano. Fauno. Leggiamo quanto ci racconta Ovidio nei Fasti. Qui riprendo un pezzo dei Fasti di Ovidio.
Vivevano a cielo aperto e avevano i corpi nudi, avvezzi a sopportare le piogge e i minacciosi venti. E anche ora i nudi ricordano l'uso di un antico costume e attestano la loro antica povertà. Ma a spiegare perché specialmente Fauno rifuggiva le vesti, si tramanda una favola piena di antica ilarità. Per caso il giovane Tirintio accompagnava la sua signora. Fauno dall'alto di un monte li scorse entrambi, vide e s'accorse di tutto. O ninfe montane, disse, nulla ho più a che fare con voi, questa è la mia fiamma. Andava la Meonide sparsa alle spalle dell'odorosa chioma e splendida nelle sue vesti intessuta d'oro. La teneva al riparo dai tiepidi raggi del sole un aureo ombrello che intanto reggevano le mani di Ercole. Già ella camminava nel bosco di Bacco e tra i vigneti del molo il rugiardoso Vespero avanzava sul suo oscuro cavallo. Entra in una grotta con la volta di tufi e di viva pomice, al limitare della soglia scorreva un mormorante ruscello. Mentre i servi preparavano le vivande e il vino da bere, ella veste l'alcide con il suo proprio abbigliamento, gli dà le lievi tuniche tinte di porpora di getulia, gli dà la levigata fascia di cui poc'anzi era cinta, ma la fascia è più stretta del ventre di lui, che allenta i legami della tunica per far sì che se ne possano uscire le grandi mani. E aveva infranto i braccialetti non fatti per i suoi bicipiti e grandi piedi rompono i lacci delle piccole calzature. Lei prende la pesante clava e la pelle di leone, le armi più piccole serrate nella loro custodia. Così, dopo aver banchettato, abbandonano i loro corpi al sonno, sdraiandosi su letti separati disposti uno accanto all'altro. La ragione di ciò preparavano i riti in onore del Dio, scopritore della vite. Al sorgere del sole volevano celebrarli castamente. Era la mezzanotte. Che cosa non tentava un amore sfrenato? Attraverso le tenebre Fauno viene all'antro coperto di rugiada e come vede la servitù immersa nel sonno e nel vino, spera che anche i padroni giacciano nello stesso torpore. Il temerario adultero entra ed ella ed erra barcollando qua e là, protende cautamente le mani e ne segue la direzione. Era giunto al primo giaciglio in cui si era imbattuta a tastoni e sarebbe stato fortunato in quel primo incontro, ma come toccò gli irsuti peli del vello del fulvo leone, rabbrividì, ritrasse di scatto la mano e arretrò annichilito dallo spavento, come spesso il viandante ritrae il piede sgomento alla vista di un serpente. Quindi tocca le molli stoffe del letto disposto accanto all'altro e viene ingannato da quell'indizio mendace. Vi sale e si sdraia sulla sponda a lui più vicina. Il suo membro rigonfio era già più duro del corno. Intanto solleva la veste dal bordo inferiore, ma erano gambe ruvide e aspre di folti peli. Di colpo l'eroe Ercole, l'eroe Tirintio, lo ributta mentre tentava ben altro e quello ripiomba in terra dall'alto del letto. Si produce un fracasso. La Meonide chiama i servi e chiede si faccia luce, portate le torce, i fatti sono chiari. Quello geme, caduto pesantemente dal sonno, dal sommo giaciglio, e a stento riesce a sollevare le membra dalla nuda terra. Ride anche l'alcide, insieme a quanti videro Fauno giacere, e la fanciulla Lidia deride quel suo aspirante amoroso. Il Dio ingannato da una veste non ama dunque vesti che ingannino l'occhio e chiama gente nuda ai suoi riti. Questa è la descrizione che fa Ovidio della storia di Fauno. In pratica dice Ovidio, Fauno voleva farsi la bella ragazza che era accompagnata da Ercole nel boschetto di Bacco. Ercole e la ragazza e la servitù stavano per preparare i riti in onore di Bacco e si sono scambiati i vestiti. E Fauno, tutto eccitato, cerca di andare di notte a circuire la ragazza, ma sbaglia letto, si fa ingannare dai vestiti, va nel letto di Ercole, il quale con un ceffone lo fa sbattere per terra e naturalmente Fauno viene ridicolizzato. Questa è la storia che ci racconta Ovidio nei Fasti e ci racconta perché
i sacerdoti di Fauno erano sempre nudi. Questa è la storia di Ovidio. Siamo alla fine di Roma, ormai siamo nell'epoca imperiale. Attribuire agli dèi comportamenti umani è proprio degli esseri umani, non perché gli esseri umani considerano gli dèi come se stessi, ma perché soltanto nelle e attraverso le vicende degli dèi gli esseri umani sono in grado di rappresentare i principi religiosi e sociali con cui guardare il futuro. Solo nelle vicende degli dèi gli esseri umani rappresentano la manifestazione del divino nelle loro azioni. Sono vicende di esseri umani in cui vengono rappresentati gli dèi. Quando gli esseri umani costruiscono le loro relazioni con gli dèi, la parola non era, le azioni descrivevano gli dèi. Quando gli esseri umani usarono la parola per descrivere l'azione, dovettero caricare la parola delle relazioni emotive che le azioni del divino suscitava in loro. A poco la parola occupò ogni anfratto della comunicazione. Qualche essere umano pensò allora che la forma attraverso la quale descriveva gli dèi e l'azione fosse l'unica cosa che rappresentasse il divino che circondava l'essere umano. Così in quella storia Fauno, un principio maschile della vita, viene rappresentato in maniera ridicola. Il ridicolo non diminuisce il Dio descritto. Ogni essere umano maschile, nella ricerca della soddisfazione delle proprie pulsioni, spesso inciampa nel ridicolo quando il suo desiderio per goffaggine, superficialità, delicatezza o quant'altro si scontra con l'impossibilità di soddisfarsi. Il Dio, manifestato nell'atto, incontra difficoltà ad esprimersi, ma proprio il superamento della difficoltà fa grande quell'atto divino che l'essere umano esprime affrontando la situazione. Solo quando l'essere umano dimentica la natura degli dèi che egli stesso esprime, la forma prende il sopravvento nell'immaginario umano. Ciò che è azione diventa forma, la forma descritta diventa un soggetto che fa delle azioni, lo spettatore diventa giudice delle azioni di quella forma, ride e piange per quelle azioni, ma non coglie come sue azioni, è separato da quelle azioni. Così l'essere umano maschile ride della disavventura di Fauno, ma non si sente Fauno e non vede esprimersi Fauno nelle azioni degli esseri umani che gli stanno attorno. Non si immerge nell'azione del divino. La sua azione non manifesta il divino dentro di sé che tenta di emergere. Per lui esiste solo la forma che fa delle azioni. Le sue emozioni sono manifestazione di una forma, di un soggetto. Il suo desiderio è manifestazione della forma attraverso la quale esprime se stesso. Il suo desiderio non è oggetto in sé, né il suo bisogno o le sue emozioni sono oggetto in sé. Così quando gli antichi dicevano: io discendo da Marte, la mia stirpe è Giunone come madre, la mia stirpe discende da Venere, lo spettatore coglie soltanto un rapporto amoroso dell'avo, un amplesso, non vede quel Dio espresso nelle azioni di quella casa. Si tratta di una visione degli dèi che Walter Otto aveva già individuato e in parte compreso. La nascita della filosofia, poco a poco, ha estirpato la radice del mito. Gli esseri umani non leggevano più il mito attraverso le categorie del mito, ma interpretavano il mito attraverso le categorie della filosofia che doveva ridurre ogni esistenza, ogni azione, alla volontà di una forma che lei poteva descrivere. Dice Walter Otto: solo quando tale fede cominciò a vacillare, e più precisamente quando si cominciò a giocare con le saghe degli dèi, le avventure d'amore assunsero un carattere di superficiale sensualità. Non è da stupirsi se la critica si fece sentire già abbastanza presto nella stessa Grecia. La speculazione astratta e il relativismo,
che si scandalizzarono senz'altro della forma e del contegno dei umani, delle divinità, si sentirono massimamente offesi da questi eccessi, ed è noto che già Senofane muove più aspri rimproveri agli dei di Omero e di Esiodo per i loro adulteri. Ma negli antichi tempi più religiosi non ci si aspettava dagli Eterni, che si presentavano nella forma umana pura, null'altro che sublimità. E in vero anche la naturalità più cruda non riesce a privare del suo incanto il divino quanto l'ordine e le convenzioni borghesi. Le antiche schiette nobili, le cui origini venivano fatte risalire all'unione della loro antenata con un dio, non si immaginavano che quel capostipite favoloso fosse anch'egli legato da un rapporto personale e assieme al suo amore potesse mettere in gioco anche il suo onore. Pensavano con sacro timore alla grande ora, allorché la maestà celeste si era chinata amorosa su una donna terrena. E lo scudo di Esiodo esprime bene come la notte d'amore di un dio potesse al contempo servire ai piani più meravigliosi. Si dice che il padre degli dei e degli uomini meditò come avrebbe potuto far nascere un essere capace di aiutare dei e uomini, e scese dall'Olimpo con intenti acuti ed astuti, languendo dal desiderio per abbracciare quella magnifica. Il frutto di quest'amore fu Eracle, il Salvatore, modello d'ogni eroismo. Da Walter Otto, Gli dèi della Grecia, edizione Delphi. Le mie azioni sono gli dèi che fanno delle azioni. La vita è una cosa seria, l'unico atto divino per eccellenza. Se la vita non fosse, gli dèi non sarebbero. Se gli dèi non fossero, la vita non sarebbe. Se l'essere terra non fosse, non sarebbe nemmeno l'essere natura e i suoi figli. Così raccontare gli dèi costruisce una separazione fra l'uomo e gli dèi. Manifestare gli dèi costruisce quella fusione psicofisica che lo spettatore legge come fusione di intenti. Potremmo parlare della vita se la natura non fosse? Potremmo parlare del divino se Helios non infondesse la propria divinità nel mondo che lo circonda? Si parla del mondo perché gli dèi si sono espressi in ogni espressione del mondo e ogni espressione del mondo è un tentativo di esprimere gli dèi. Gli dèi non vengono vissuti come vicinanza, ma come oggetti espressi e come oggetti che esprimono se stessi. Si tratta della difficoltà della ragione di descrivere l'anima del fenomeno e intuire il fenomeno per quanto lo anima. La ragione preferisce afferrare il fenomeno per quello che lo esprime, non per quello che il fenomeno è. Per questo la ragione sfugge il divino dell'oggetto. Per la ragione l'oggetto non è il divino che esprime, ma è la forma a cui vuole attribuire, quando ne è capace, una funzione divina. Walter Otto ci racconta nel suo Gli dèi della Grecia la relazione fra l'uomo e gli dèi e gli dèi e l'uomo. E dice: è ella stessa, Atena, a dirci che è il valore dell'eroe ad attirarla, e non la buona volontà o la dedizione della sua persona. Gli uomini, che possono contare meglio e più sicuramente su di lei, non le offrono nessuna venerazione particolare, e sarebbe del tutto inimmaginabile che ella potesse motivare il suo favore con l'obbedienza esemplare del suo protetto. Nel famoso dialogo con Odisseo, Odissea 13.278, nel quale Atena si dà a conoscere come dea, ella risponde ai lamenti dell'eroe confidandogli di non essere mai dimenticata di lui e dichiara espressamente che è lo spirito superiore del suo prediletto ad esserle caro e a legarla tanto saldamente a lui. La dea, dagli occhi chiari, non poteva essere lontana da colui che è il più assennato ed astuto degli uomini. E quando quest'uomo tanto provato non vuol credere neppure alla dea che lo rassicura essere giunto davvero a Itaca, ella non pensa affatto di sentirsi offesa nella sua sacra persona e non si sdegna col dubbioso, si rallegra invece della nuova prova della sua vigile prudenza e confessa che appunto perciò non lo abbandonerà. Tratto da Walter Otto, Gli dèi della Grecia, edizione Delphi.
Le difficoltà del poeta di costruire la relazione fra gli esseri umani e gli dèi appare evidente, ma ancor di più è la difficoltà del filosofo di descrivere la relazione degli dèi partendo dalla forma e dalla centralità della sua ragione. La ragione perde di vista la vita, la vita. La vita nel suo eterno corso, nel suo divenire. La vita è un serpente dalle mille e mille piume, quante sono le specie della natura, avanza nelle sue continue trasformazioni. Gli dèi della natura che si adattano agli dèi del cosmo. L'immenso Urano stellato che comprende gli dèi titani, che comprendono gli dèi olimpi, in continua trasformazione, una trasformazione in cui gli dèi e gli uomini sono uno, uguale l'intento che li attraversa, uguale la sostanza nella loro trasformazione. Una cellula di un corpo è cosa diversa dal corpo, lo è e non lo è, vive in una relazione attraverso la quale costruisce il proprio futuro. Separare la materia dall'intelligenza, l'intelligenza dalla materia, fu il delitto che separò gli esseri umani dalla vita che li ha manifestati. Riconoscere la natura degli dèi significa riconoscere la natura dell'essere umano. Riconoscere la natura dell'essere natura significa riconoscere la natura dei titani, la natura della vita. Ci fu un tempo in cui Urano stellato impose Afrodite ai titani e agli dèi olimpi. Né titani né dèi olimpi furono in grado di rifiutare ciò che Urano stellato impose loro. Poi qualcuno pensò di reprimere la sessualità degli esseri umani per poterli dominare meglio e descrisse gli dèi nell'unico modo possibile per la sua follia. Un altro demone riprese il nome di Saturno, che avvezzo ad ogni crudeltà divora perfino i suoi figli appena nati. Un altro ancora inventò di essere Venere, che fu una meretrice. Essa ha fatto la prostituta non solo con molti amanti, ma anche con suo padre Giove e suo fratello Marte. Chi era questo pazzo? I cristiani lo chiamano santo, si chiama Martino di Braga, nel suo testo Contro le superstizioni. Era la forma della ragione che proiettava i fantasmi della propria onnipotenza ad immagine di un Dio assoluto col quale identificava se stessa. La fusione degli esseri umani col mondo doveva essere il loro farsi Afrodite e trasformarsi, ma la trasformazione fu fermata dall'onnipotenza della ragione. La ragione temeva Afrodite, quel moto di fusione emotiva degli esseri umani col mondo che, travolgendo la ragione, permetteva loro di rientrare nel mondo che li aveva generati e di generare a loro volta. Ma Afrodite non è sola. Desiderio bello la segue, da quando appena nata andò verso la stirpe degli dèi. Così questo guerriero Desiderio combatte la sua battaglia d'esistenza. E anche quando non c'è peccato che tanto spiaccia a Gesù Cristo quanto il peccato della carne, ed è questo che ha fatto dire a Sant'Agostino: molti di coloro che commisero atti impuri la notte in cui Gesù venne al mondo morirono di morte improvvisa. E si deve anche notare che per tutto il tempo della passione non ha mai permesso che i suoi nemici, nel gran numero di ingiurie, di bestemmie, di oltraggi, di calunnia che lo fecero soffrire, mescolassero il minimo rimprovero di questo vizio infame. Si tratta del vizio che reca maggior piacere al diavolo, perché è l'attrattiva più affascinante e più efficace per accalappiare le anime nelle sue reti. Non esiste peccato in cui in ogni circostanza sia peccato mortale, come lo è il peccato impuro. Un furtarello, un piccolo moto di collera non sono che dei peccati veniali, mentre uno sguardo lubrico, un pensiero impuro in cui ci si compiaccia anche minimamente, sono peccati mortali che vi condannano alle fiamme eterne. Infine va detto che non c'è vizio che trascina all'inferno un numero così enorme di anime quanto l'impurità. Sventurato colui che sarà nel numero degli ingannati. Tratto da Jean de Lumeau, Il peccato e la paura, che cita trattandolo da Le Doctrinale. Desiderio bello mise la sua carrozza ed agì nel cuore degli esseri umani. Ogni volta che si vedeva un corpo, Desiderio agiva. Ogni volta che un'antica statua emergeva, Desiderio agiva. Gli uomini, ridotti alla disperazione da chi li voleva in ginocchio a pregare, erano sollecitati a riprendere nelle loro mani
Afrodite e desiderio li spronava ad uscire dalla disperazione. E gli esseri umani reimpararono, prima ritrovarono Venere nelle relazioni attraverso il loro sesso e poi ritrovarono la grande Afrodite fondendosi col mondo mentre la manifestavano nelle loro azioni. Proviamo a rileggere in quest'ottica il passo di Ovidio. Era giunto al primo giaciglio in cui si era imbattuta Tastoni e sarebbe stato fortunato in quel primo incontro, ma come toccò gli irsuti peli del velo del fulvo leone e rapprevidì, ritrasse di scatto la mano ed arretrò annichilito lo spavento, come spesso il viandante ritrae il piede sgomento alla vista di un serpente. Quindi tocca le molle stoffe del letto disposto accanto all'altro e viene ingannato da quell'indizio mendace. Ridiamo di Fauno, ridiamo dei nostri sforzi quando sono goffi nell'affrontare le condizioni della vita e possiamo vedere in quelle azioni il desiderio bello che agisce per costruire la vita, perché gli dèi sono la vita e la vita sono gli dèi. Sorridiamo, ma sorridiamo di noi, noi siamo Fauno, noi siamo Afrodite ed è per questo che Atena ci cammina a fianco, è la stessa Atena a dirci che è il valore dell'eroe ad attirarla e non la buona volontà o la dedizione alle persone. Quando lo abbiamo dimenticato in quel tempo, l'orrore è sceso fra gli esseri umani. Gli esseri della natura sono la natura degli dèi. E questo lo trovate su internet e parla della natura degli dèi, trattato attraverso la religione di Roma antica. E per concludere questa giornata estremamente forte, concludiamo con la stregoneria e l'intento e vedrete che non facciamo altro che continuare il discorso di prima e anche il discorso sulla natura degli dèi, il discorso sugli dèi della regione romana. Vi ricordo che lo trovate sempre in internet in federazionepagana.it. A proposito, quando entrate sui siti, ricordatevi che molte pagine sono degli elenchi di altre pagine, cioè elenchi tematici, e per entrare fino al tema è necessario cliccare ogni volta che trovate il sottolineato. Normalmente viene messo blu sottolineato, però alcuni computer possono dare un altro colore. Quando spostate il mouse vedete che la freccetta si trasforma in manina ed è necessario cliccare proprio per andare sulla pagina. Il sito federazionepagana.it e il sito www.stregoneriapagana.it sono strutturati tutti in forma di labirinto, cioè sono dei percorsi. Dalla pagina iniziale, dall'index iniziale, si entra in percorsi. Per esempio su federazionepagana.it potete cliccare sul pensiero. Il pensiero vi porta su una pagina dove c'è il mio nome e cognome, il nome e cognome di Manuela. Cliccando sulla nome e cognome vi aprono l'indice delle pagine scritte. L'indice delle pagine scritte, alcune sono pagine, altre sono altri indici. Per esempio, se cliccate su Esiodo, se cliccate sulle antiche religioni, vi aprono un altro indice. Se cliccate su Esiodo in quell'indice, vi apre l'indice dei commenti alle pagine di Esiodo. Se cliccate sopra i commenti delle pagine di Esiodo, vi apre la pagina vera e propria su cui avete cliccato. Cioè sono dei percorsi per arrivare agli argomenti che vi interessano. E sono siti costruiti in forma di labirinto, in pratica da un percorso iniziale la pagina index vi porta dentro per un percorso. Dopodiché il progetto dei siti è quello che ogni pagina è collegata ad altre pagine, ma non gira indietro, cioè da alcune pagine di stregoneriapagana.it potete passare a alcune pagine di federazionepagana.it e viceversa, però difficilmente avete del passaggio da un percorso a un altro percorso. Per tornare su un altro percorso è necessario arrivare al percorso iniziale, cioè la pagina index, tanto per illustrare come ci si comporta. Insomma, ci sono oltre 1000 pagine in internet. Il discorso sugli dèi della regione romana è una pagina che vi ho letto, fate conto che di queste ne trovate 1000 per argomenti diversi.
Questo invece che vi leggo è Stregoneria e intento e lo trovate su stregoneria.it. Dire che lo stregone pratica l'intento appare come un'ovvietà riferita alla stregoneria castanediana. Abbiamo già osservato che l'intento altro non è che l'eros primordiale della teogonia esodea e della filosofia religiosa degli orfici. Il venire in essere di questa forza, di questo potere, determina il venire in essere della vita, intesa come unità di materia o energia, che, riconoscendosi diversa del circostante, proprio per il manifestarsi di intento dentro di sé, tende ad espandersi incontrando il principio del piacere, proprio espandendosi nel circostante in cui la sua coscienza è venuta in essere. Il fanete, fanete è colui che mostra, l'eros primordiale, l'intento, non è mai separato dalla materia, ma è la qualità intrinseca della materia che ci permette oggi di parlare di essa. L'intento non è una coscienza di sé, ma è la forza, la qualità che spinge tutta la materia, intesa come complessa di insieme di materia ed energia, a diventare coscienza di sé, qualora incontri le condizioni oggettive affinché ciò avvenga. Fanete, eros primordiale, l'intento, non si pregano, ma si manifestano nelle azioni quotidiane, nelle scelte quotidiane, nella manifestazione dei bisogni soggettivi in ogni quotidiano in cui gli esseri vivono. Il potere degli dèi non è quello di creare qualche cosa che non esiste, ma è quello di costruire mediante le loro azioni, in funzione dei loro specifici bisogni, condizioni affinché nuove e diverse concentrazioni di materia passino dallo stato di inconsapevolezza allo stato di vita, di consapevolezza. Riconoscere l'azione dell'intento in ogni oggetto del mondo che ci circonda è la prima azione che fa l'apprendista stregone. Riconoscere che il mondo non è creato, come dicono i monoteisti, da una forza esterna al mondo, ma è divenuto per qualità propria e quella qualità sta agendo dentro di noi e dentro ogni oggetto del mondo che ci circonda, significa che l'apprendista stregone si sta ponendo il quesito: che fare? Quali sono le relazioni fra le espressioni del mio intento nella vita quotidiana e gli intenti degli oggetti del mondo? Come posso trasferire l'intento della vita nel mio quotidiano? Cosa devo fare affinché la forza universale dell'universo si possa arricchire attraverso le mie azioni? Come posso usare la forza primordiale universale dell'universo nelle mie azioni al fine di ottimizzare la strategia della mia esistenza ed espandermi nel mondo in cui sono nato? Come posso mettere in relazione il mio intento con gli intenti degli oggetti del mondo che mi circondano? Quando un individuo, consciamente o inconsciamente, si pone questi quesiti, consapevole che la vita del corpo fisico finisce e la morte dello stesso è manifestazione dell'intento, questo individuo inizia un percorso di stregoneria. Questo individuo si trasforma in un dio, perché il suo vivere strategicamente diventa un atto di creazione. Un atto, perché mille intenti a fondamento delle mille scelte soggettive diventano parte dell'unico intento della sua esistenza, che costruisce condizioni. Un atto che costruisce condizioni affinché nuove condizioni di vita o migliori e diverse condizioni di vita possano venire in essere o dispiegarsi. L'intento non ha intelligenza propria, progetto, scopo, come gli esseri della natura lo intendono. L'intento è una forza della materia che spinge la materia affinché passi dallo stato inconsapevole allo stato consapevole. È una necessità intrinseca alla materia, ma non ha una sua intelligenza. L'intelligenza è propria di ogni essere della materia che vive manifestando intento. L'intento che viene manifestato secondo lo specifico divenuto di ogni essere. Chi separa l'intento dalla materia lo fa per separare se stesso dalla sua stessa responsabilità di vivere. Non manifesta il principio del piacere e sottomette il principio del piacere degli esseri al principio del dovere, attribuendolo
ad un'entità esterna alla materia. Sottomette il principio del piacere soggettivo a un dover essere esterno a se stesso, il cui unico scopo è quello di impedirsi di trasformarsi in un Dio. Comunemente si dice che tutti hanno delle intenzioni. Quando mettono in essere un'azione, anche i monoteisti che sottomettono gli individui manifestano un intento. Esiste anche l'intento dell'autodistruzione. Quel desiderio muoia Sansone con tutti i filistei proprio degli apocalittici e dei messianici, che vivono nell'attesa di avere una seconda possibilità di vita. Hanno sottomesso la ricerca del piacere al principio del dovere, sacrificando i loro desideri e le loro emozioni intime. Hanno sacrificato se stessi ad un'entità onnipotente, immaginata, e ora vivono la disperazione della morte del corpo fisico. Con la morte del corpo fisico cessa tutto il loro mondo. Non hanno vissuto strategicamente in funzione della morte del corpo fisico, e ora che muoia loro stessi con tutto il mondo. L'intento dell'autodistruzione che si manifesta in loro può spesso trarre in inganno le persone, ma le persone non hanno il diritto di ingannarsi, non hanno diritto all'illusione. Le persone sono manifestazione dell'intento di vita. L'inganno e l'illusione serve per sottrarre loro la vita stessa. C'è l'intento dell'autodistruzione, che chi pratica l'intento della vita in funzione della morte del corpo fisico attraverso il principio del piacere deve riconoscere e rimuovere, non lo può tollerare. È in questo modo che possiamo riconoscere chi pratica stregoneria da chi truffa la società civile nascondendosi sotto l'etichetta di mago, stregone, sciamano e quant'altro. L'intento è libertà. È libertà perché dispiega il potenziale di ogni individuo, di ogni specie, nel mondo in cui la coscienza di sé è venuta in essere. Chi si spaccia per mago, stregone o sciamano vuole sottomettere l'intento delle persone ad un'entità diversa dalle persone stesse, un'entità che egli gestisce e che determina i comportamenti delle persone. Guardate l'intento nelle azioni delle persone e distinguerete chi pratica stregoneria da chi sottomette gli individui al macellaio di Sodoma e Gomorra o qualunque altro nome abbia il padrone che chiede loro obbedienza. E questo è l'intento. Attraverso la visione dell'intento si capiscono le persone. Che differenza c'è fra intento e intenzioni? Le intenzioni appartengono alla ragione, mentre invece l'intento sono intenzioni caricate di emozioni. Praticamente si carica l'intenzione della persona dell'emozione della vita. Cioè l'intento non è altro che un'intenzione caricata delle finalità della vita sulle quali la persona sposta le proprie emozioni. Perché l'intento, vi ricordo che è il primo nato dall'uovo primordiale, il momento stesso in cui avvenne il Big Bang, la prima forza che emerse da quel Big Bang fu l'intento e fu il grande Fanete. E diciamo che Afrodite e le Erinni non sono altro che l'intento che Urano stellato trasferisce nelle generazioni future. L'intento così com'è, come nasce primordiale, non è gestibile dagli esseri della natura. È necessario che passi attraverso la forma e la materia, ed è Urano stellato che scarica l'intento fra i suoi figli. E Urano stellato lo scarica nella dimensione di Afrodite. Nessun'altra divinità, né i figli, né i titani, né gli dei olimpi riusciranno a trasferire l'intento fra altri esseri. Cioè l'intento Afrodite nasce da Urano stellato e rimane tale sia fra i titani e sia fra gli dei olimpi. Bene, 049-600-600 e 049-600-838. Allora, questo che vi abbiamo parlato oggi praticamente è un discorso sulla natura degli dèi, ed è un discorso che si oppone a tutta la visione monoteista della vita. Pronto? Ciao, ciao Ivano. Ciao. Devo seguire assiduamente
con profondità del pensiero, ma non ho niente da ribattere, perché naturalmente c'era fuori a fare una domanda, ma naturalmente sarebbe superficiale, tu capisci come... Ho capito. Mi basta solo darti un saluto. Ok. E vai tranquillo, perché te ho seguito naturalmente con impegno, insomma, ecco, come solito. Perfetto. Ok. Grazie, ciao. Ciao. Ricordo sempre che questo tipo di trasmissioni ve lo trovate sempre in internet, in www.federazionepagana.com. Praticamente c'è Franco che tutte le trasmissioni le mette in archivio, per cui se volete riascoltarvi anche i discorsi che abbiamo fatto, se è il discorso sugli dèi o il discorso sull'intento, oppure i discorsi che abbiamo fatto oggi pomeriggio, e anziché leggervi i documenti ascoltarli, li potete ascoltarli in formato MP3 scaricandoli dal sito www.federazionepagana.com/radiopagana, oppure cercare Radio Pagana o archivio Radio Pagana in col motore di ricerca di Google, trovate tutto. Cioè, ormai Franco sta facendo un lavoro incredibile, perché fate conto che tutte le trasmissioni che abbiamo fatto da Radiogramma credo che siano in internet dal 2001. Fate conto che noi abbiamo cominciato a trasmettere nel novembre del 2006 e Franco ha caricato in internet tutte le trasmissioni fino al 2001-2002, insomma. Cioè sta andando indietro progressivamente in modo da caricare tutte le trasmissioni fatte fino adesso, per cui tutti i documenti di questi ultimi, chiamiamo 6 anni, 7 anni di trasmissione sono tutti quanti in internet e ve li potete ascoltare anche uno a uno, e si possono ascoltare anche mentre si lavora. Cioè, una volta fatto partire l'audio dell'MP3 si può tranquillamente navigare, fare i propri lavori e ascoltare tipo una radio normale, insomma, soltanto che ritrasmette quello che è il testo delle trasmissioni. Oltretutto sta curando in maniera perfetta l'audio, per cui si ascoltano anche molto volentieri, anche molto bene. Tornando all'altro discorso, il discorso sugli dèi è un discorso che è assolutamente opposto al monoteismo, a tutte le religioni che voi incontrerete nella vita, perché gli antichi paganesimi delle religioni mediterranee, e sto parlando anche dei sumeri, dei presumeri, in realtà avevano un rapporto con la vita in cui loro e la vita erano uno, erano la stessa identica cosa. Cioè, gli dèi non erano cose esterne alla vita, ma erano ciò che costruisce la vita, ciò che genera la vita. E questa manifestazione degli dèi nelle loro azioni era chiaramente l'idea centrale di quello che si faceva. Oggi noi abbiamo dovuto aspettare Hegel, no? Che ci parlasse delle contraddizioni, cioè della dialettica. Abbiamo dovuto aspettare Marx che ci parlasse della dialettica, ma gli antichi del mito la dialettica l'hanno sempre usata. Pronto? Dimmi. Niente, voglio dirti che ho sentito, tanto per darvi un po' di sale, che non sono molto per niente, che ho scoperto dei scienziati che tutti i tipi di gatti, no? Tutte le razze del mondo, tutte quante, e deriva dalla Mesopotamia, cioè viene fuori dalla Mesopotamia, cioè il gatto africano, il gatto islandese, praticamente, no? Praticamente sarebbe originale della Mesopotamia. Originale tutti della Mesopotamia. Ho capito. Ecco, ora... Sì, anche per dire che tutto sommato la gente ha viaggiato partendo dalla Mesopotamia. Esatto, era fatto su questo punto qua, ho detto, la Mesopotamia vuol dire qualcosa. Sì. Indubbiamente. La Babilonia, no? Certo. No, ma c'era anche un sacco di altre civiltà prima, sì, della Babilonia. Sì, cioè, ora voglio dire che... E dopo che lei ha trovato le tracce di un antico... contatto con l'uomo,
di 11 milioni, 11.000 anni fa. Del gatto. Col gatto. Cioè, primo contatto col gatto. Casalingo, insomma, no? Sì. Capito? Certo. Una caverna con lui insieme. Dunque, era un po' era tanto prima che viveva già insieme, insomma. Certo. Perché non era selvaggio, vuol dire che... Sì, che era, sta, che era molto tempo che convivevano, certo. Convivevano molto tempo. Se a terra era 4.000 anni... No! Vabbè, dai. 5.000, dicevo, qualcosa del genere. 4.004. Vabbè, dai. Va buono! Ciao, Anna, ciao. Bene, io vi invito... Ciao Stefano, io vi invito a cercarvi anche i testi su internet e scaricarvi quelli che vi interessano, anche perché sembra che le trasmissioni radiofoniche stiano avendo un grosso successo in Germania. Non chiedetemi perché, però sta succedendo che dalla Germania arrivano decine e decine di radioascoltatori sul sito della Radio Pagana. Ciao a tutti, allora io vi do appuntamento per giovedì prossimo con Francesco che sarà qui in radio, mentre noi ci riascolteremo fra 15 giorni e intanto l'estate avanza, il sole ci cuocerà il cervello e noi faremo quello che possiamo per sopravvivere. Allora ciao a tutti e a risentirci fra 15 giorni. Ciao.